e anche la Singe. La campagna per l'eradicazione dell'epatite HCV correlata, promossa dalla Scuola Umbra di Medicina Generale e da Federfarma Umbria, è stata presentata questa mattina a Perugia. Circa 150 farmacie regionali saranno a disposizione dei cittadini con depliant informativi e locandine atte a sensibilizzare in merito a questa importante patologia. Gli utenti che lo vorranno potranno compilare un questionario che poi sarà consegnato al medico, il quale potrà consigliargli sull'eventuale percorso di cura. E in collaborazione feconda con i medici di medicina generale abbiamo istituito una nuova un'iniziativa molto importante che vuole testimoniare quanto questa malattia, questa patologia molto grave che miete molte vittime, oggi attraverso la scienza, attraverso i nuovi farmaci può essere eradicata. In Italia, a tutto il novembre 2018, sono stati trattati 160.519 pazienti. L'infezione da epatite HCV per molto tempo decorre in maniera sintomatica. Il problema quindi è che spesso molti pazienti sono infetti senza sapere di esserlo. Bisogna quindi puntare su delle strategie di intervento che spingono sul tasto della sensibilizzazione ai cittadini e specialmente le fasce a rischio, a sostenere i dovuti esami per poi magari ricevere il dovuto trattamento. E allora vorremmo portare alla conoscenza dei cittadini, insieme con i medici, la gravità di questa patologia e i mezzi per poterla curare. In Umbria, da gennaio 2015 a ottobre 2018, sono stati trattati 1.935 casi di pazienti colpiti dal virus HCV. Secondo la stima del Sistema Sanitario Regionale, le persone con epatite C sono circa 3.500. Quindi ne restano molte ancora da trattare. Il problema è far emergere, diciamo, il sommerso. Come al solito, questo tipo di infezione molto spesso è asintomatica, per cui molti pazienti sono affetti da questo virus e non lo sanno. Quindi l'obiettivo di questa campagna è quello di sensibilizzare tramite le farmacie del territorio, i medici di medicina generale, sensibilizzare i cittadini a effettuare gli esami, allora per vedere, diciamo, se sono affetti da questa patologia.